Ciao, eccomi qui sulla spiaggia, come puoi ben sentire, sono sempre in Sri Lanka. E il mare qui è molto molto forte e potente, ti faccio vedere un'immagine. Ci sono delle belle onde, è pieno di vita. E che cosa mi ha fatto venire in mente tutto questo? Ma guarda, mentre passeggiavo sulla riva del mare, quello che mi ha fatto venire in mente è la vita proprio. Perché la vita è fatta ad onde. Ci sono delle onde che sono dei momenti positivi, dei momenti in cui ti senti bene, in cui senti che tutto sta andando nel modo migliore possibile. Ti senti magari anche benedetto. Ci sono delle onde in cui, delle ondate di eventi, di situazioni, dei momenti proprio specifici in cui magari senti che le cose potrebbero andare meglio, in cui vorresti che le cose andassero in un altro modo. Ebbene, ad un'onda ne segue un'altra. Perché? Perché noi esseri umani abbiamo un pochino la tendenza, come ho già detto tante volte, a sedimentare. Quando troviamo qualcosa che più o meno ci va bene o che magari ci va molto molto bene, a quel punto ci arrestiamo. Ma la vita non vuole questo, vuole stimolarci, vuole che noi cresciamo, vuole che noi diventiamo le persone migliori che possiamo essere. E quindi la vita ci porta queste ondate che a volte sono delle ondate di benedizione, quando abbiamo fatto magari un passaggio importante, quando siamo cresciuti, quando ci siamo permessi di fare quel passaggio così importante per noi. Poi, nel momento in cui noi non andiamo incontro al cambiamento e al miglioramento, la vita ci porta magari delle ondate che ci destabilizzano e che ci portano a vivere magari in modo non piacevole la situazione che stiamo vivendo in quel dato momento. Ebbene, tutte queste sono benedizioni che al momento non riesci a vedere. Ma ricordati sempre che a un'ondata, se ti trovi in un momento non propriamente positivo, un'ondata che tu puoi giudicare negativa, un momento negativo, sussegue sempre un'onda positiva. Se tu ti lasci portare dalla corrente, il passaggio sarà anche più veloce, più fluido e più gradevole. Ricordati che dietro ogni cosa che avviene nella vita ci sono delle benedizioni. A volte so bene che non è facile vederle, perché a volte ci sono delle situazioni che sono veramente sfidanti, e se le troviamo sfidanti è perché ovviamente non siamo ancora in grado di superarle, non siamo ancora la persona che le può superare. Ma la vita ci fornisce anche tutta una serie di strumenti e di suggerimenti per andare oltre e superare quella situazione sfidante. Nel momento in cui noi ci permettiamo di fare quel passaggio di crescita, allora le cose diventano subito più semplici e noi diventiamo le persone che possono andare oltre quella sfida che la vita ha posto sul nostro cammino per permetterci di diventare le persone migliori che potevamo essere. Bene, ti mando un saluto dallo Sri Lanka e ti auguro veramente di riuscire a trovare il modo di benedire tutte le onde che attraverseranno la tua vita. Un abbraccio, ciao!